Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Vittoria e oggi sarà un nuovo video ricciolanza, perché su Instagram vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere il nuovo diffusore di Bellissima in azione e siccome dovevo fare un lavaggio purificante, ne ho approfittato e ho purificato con il mio shampoo che sto utilizzando. Sapete che io seguo il Curly Girl Method e quindi ogni tot tempo devo purificare, quindi ho purificato con il mio shampoo. Comunque in info box vi lascio tutto l'elenco di tutti i prodotti che ho utilizzato in questo video e poi ho fatto un'idratazione profonda utilizzando questo balsamo di 3SM al cocco ed era la prima volta. Ho fatto un'idratazione profonda tenendolo per 20 minuti e poi prima di risciacquare la maschera ho utilizzato la tecnica che faccio sempre, che è squish to condition, che è una tecnica che vi straconsiglio perché va a idratare veramente tantissimo i capelli. E quindi ho voluto iniziare la registrazione di questo video proprio quando stavo risciacquando la maschera facendo squish to condition, proprio per farvelo vedere. Quindi prima di iniziare vi invito a iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, lasciare un bel like a questo video per supportarmi e ora possiamo iniziare con lo squish to condition, styling e poi asciugatura con il diffusore di Bellissima. Quindi iniziamo subito il video. Allora, la prima cosa che vado a fare è quella di mettere l'acqua tiepida, no troppo fredda, no troppo calda, tolgo la mia cuffia che ha mantenuto al caldo la mia maschera di idratazione profonda e inizio a fare squish to condition, quindi vado a bagnare, inzuppare totalmente i miei capelli e vado poi a portarli verso la nuca facendo queste pulsazioni, schiacciando i capelli affinché proprio il balsamo e la maschera che abbiamo utilizzato penetri proprio totalmente in tutti i capelli, che non ne manchi neanche uno. L'obiettivo è quello di avere praticamente questi vermicioni, queste alghe, si devono formare queste alghe super super idratate, vedete, più sono grosse meglio è, le mie sono piccoline, ci stiamo lavorando insomma. Poi vado ad applicare il mio leave-in, questo leave-in economico ve lo lascio qui in info box perché si trova anche su Amazon, e poi vado a fare scrunch, una sorta di scrunch perché è più sempre un squish to condition in verità e io mi trovo bene così, devo dire. Poi vado ad applicare questo prodotto che è un attivatore di Shea Moisture, è una crema molto molto ricca, quindi ne metto veramente poca, la vado ad applicare su tutti i miei capelli e poi con la tecnica del raking, quindi rastrellamento, vado a pettinare con le dita i miei capelli affinché proprio riesca a distribuire bene bene il prodotto, quindi su tutti i capelli vado ad applicarlo e poi con la mia spazzola Denman vado a distribuire proprio in maniera uniforme tutto il prodotto. Io devo dire che con la Denman inizialmente non mi ci trovavo, però adesso la utilizzo praticamente sempre, li spazzolo prima esternamente e poi internamente e io così mi ci trovo veramente molto bene. Io faccio tutto lo styling a testa in giù e poi utilizzo l'aloe vera, vado a poche dosi, prima poco, diluisco sempre con l'acqua, io diluisco tutti i prodotti con un pochino d'acqua perché mi ci trovo meglio, perché i miei capelli sono fini e poco porosi, se no si appesantiscono. E quindi dopo ne vado a prendere un altro po' e vado a distribuirlo con la tecnica del praying hands, praticamente con le mani in preghiera, e vado praticamente a lisciare i miei capelli perché vedendolo così si direbbe oddio ma vai a disfare tutti i ricci, invece no, perché così andiamo proprio a sigillare bene tutto il riccio. Vedete che utilizzo sempre l'acqua e poi inizio a fare scrunch. Adesso vado a formare il mio riccio, faccio bene lo scrunch che è importante, ci metto anche magari un bel po' dietro di me, vedete mio figlio che si è svegliato e mi ha trovato che stavo facendo un video. E adesso ho terminato con lo styling, vedo se qualche ricciolino è un po' troppo anarchico e quindi lo vado a prendere con le dita e lo arrotolo e uso un pochino di forza, ecco, lo arriccio io e poi vado con un telo di microfibra, questo qui è il mio telo di Aquis che adoro tantissimo, vado a eliminare tutto il prodotto in eccesso e ce n'è davvero tantissimo. Anche qui vado a prendere qualche ricciolino che vedo che è un po' troppo liscio per i miei gusti e vedete qua è tutta l'acqua e il prodotto in eccesso che si è formato. E a questo punto arriviamo all'asciugatura. Dopo aver tolto tutto l'eccesso di prodotto e di acqua vado a utilizzare il nuovo diffusore di Bellissima della linea My Pro, che sfrutta praticamente il calore buono della ceramica e le proprietà dell'olio di argan. È un prodotto
prodotto che non vedevo l'ora di provare. Infatti ho iniziato a testarlo e provarlo fin da subito per potervi dire come mi ci trovavo, e devo dirvi che le prime impressioni sono state subito positive, perché è un prodotto super maneggevole, leggero, quindi non si fa fatica ad asciugare il capello. Ha due velocità, due potenze. Io utilizzo quella più bassa perché ormai negli anni mi sono abituata a utilizzare sempre un flusso d'aria moderato, e nonostante questo ci ho messo veramente meno tempo rispetto alle tempistiche abituali. Se di solito ci metto 50-60 minuti, con questo diffusore ci ho messo 25 minuti per ottenere un'asciugatura al 95%, perché io di solito non asciugo mai i capelli al 100%, e devo dirvi che mi ha lasciato i capelli super morbidi, proprio a molla. E poi, essendo così ergonomico e così maneggevole, sono riuscita ad asciugarli portando sempre le punte verso la radice, e quindi mantenendo le radici rialzate più vigorose. Questa cosa mi ha fatto impazzire, super promosso. Quindi, dopo averli asciugati al 95%, li lascio raffreddare e li tiro su. Quindi, dopo averli fatti raffreddare, vado ad ultimare il mio styling, vado a disfare e aprire tutti i ricci, cioè disfare no, ad aprirli, no, a disfare, perché i ricci devono essere belli compatti e belli definiti, e vado a tirare su le radici, sistemare un po' tutto a riccio freddo. Ecco, io una cosa che sicuramente mi commenterete è perché toccare i capelli con il diffusore. Io mi ci trovo bene così, non ho notato differenze tra toccare i capelli e non toccare i capelli, quindi preferisco toccarli, e questo è il risultato finito. Io spero di avervi dato qualche spunto per la vostra routine capelli ricci. Vi mando un bacio, se avete domande lasciateli qui sotto. Ciao!